se su centinaia di migliaia di poliziotti, di carabinieri, di vigili del fuoco, di forestali, di agenti della polizia penitenziaria, ce ne sono due che sbagliano. Quei due e quei due soli, visto che hanno sbagliato forse fino a prova contraria, indossando una divisa, dovranno pagare e pagare fino in fondo perché la divisa va onorata, ma quando andiamo al governo daremo mano libera agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine per poterci difendere e riportare sicurezza, onestà e pulizia nelle nostre città. Questo è un impegno, ce lo prendiamo sì o no?